Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa effettiva ultima parte di Resident Evil Code Veronica X. Perdonatemi, ho voluto giocare un pochino con il gioco, passatemi il termine, e un pochino con voi col gameplay. Mi spiace se qualcuno si è amareggiato per aver interrotto così bruscamente il gameplay nella scorsa parte, ma ho voluto creare, siccome il gameplay è molto seguito, un pochino di suspense e fare una cosa che magari non vi aspettavate, ovvero l'interruzione proprio prima della boss fight, un po' in stile serie TV. Dobbiamo sconfiggere Alexia. E abbiamo tutte le carte in regola per farlo, abbiamo tutte le armi necessarie per farlo e ho voluto appunto interrompere il video nella scorsa parte sia per dare più enfasi a questa battaglia finale, che adesso tra l'altro metteremo in pausa un secondo, ma anche per poter così fare i ringraziamenti di fine gameplay che ci stanno, ma prima bisogna per l'appunto finire il gameplay e dare un'anticipazione su quello prossimo che verrà. Ma prima bisogna sconfiggere Alexia, perché se non sconfiggiamo Alexia rimaniamo qua e non parte nessun nuovo gameplay. Quindi diamoci tutto quello che abbiamo, perché dobbiamo sconfiggere questo nemico. Bene. Ok, eccoci qua. Claire, attenzione, sappiamo già cosa vuole fare. Ce l'ha già fatta noi un po' di tempo fa questa mossa, ovvero che ci prende e cerca di ucciderci malamente. Interrompiamo questa azione. Ok, lascia stare mia sorella immediatamente. Ora, avendo interrotto questa azione, gli spunta, vabbè, a parte che gli spunta tipo un pene gigante dallo stomaco, ma questo ok. Mutazione stranissima. Dobbiamo cercare, allora, per sconfiggere abbiamo l'arma, ma deve caricarsi. Ok, quindi non possiamo subito accedere all'arma per sconfiggerla. Dobbiamo cercare di tenerla a bada. Con che cosa? Proviamo con il lanciagranate. Abbiamo anche le granate incendiarie. Ma io proverei a continuare a utilizzare queste, perché se non ricordo male, quelle del lanciafiamme sono un pelino più lente a caricarsi. Farei una prova. Se l'abbiamo qui, voglio fare una prova con le granate acide, se funziona ugualmente bene. Ok, ignoriamo questi, vabbè, a parte questo pene gigante che ci ha preso in pieno, ma ignoriamo. Mancato di nuovo. Aspetta. Volevo provare a ignorare del tutto. Sono degli schifosi, perché cosa fanno? Si mettono di mezzo e mi fanno ruotare, quindi mi fanno perdere il puntamento automatico. Ok, volevo ignorarli per vedere quanti colpi servono più o meno. E volevo mirare a lei, però. Ok, l'ho presa lo stesso, anche se in realtà non l'ha colpita. Volevo vedere quanti colpi ci vogliono. Se però la colpisco, perché altrimenti... No, non si riesce. Non si riesce. Va un po' a culo, in realtà. Se si riesce subito a partire bene... Ok. Una quindicina di colpi di granate acide. Ok, una roba del genere. Dopodiché... In realtà la boss fight è pressoché terminata, nel senso che noi adesso dovremmo avere l'arma necessaria per poter sconfiggere Alexia in maniera definitiva, che si sta per l'appunto caricando, almeno così mi pare di ricordare. Ogni boss fight che si rispetti, tre fasi. Terza fase, Flying Alexia. Molto bene. Cosa dobbiamo fare? Venire qua, prendere questo oggetto, che è il fucile a ioni, che ha tra l'altro colpi infiniti, e cercare di colpirla. Colpirla in volo non sarà semplicissimo, ma noi ce la metteremo tutta, cercando di fare il più in fretta possibile. Miriamo, dov'è? Ok, non è facile. Non è facile. Ignoriamo i colpi. Non è facile perché lei si sposta. Stronza. Ignoriamo i colpi, che prenderemo sicuramente. Ogni tanto controlliamo la salute, ma non è un problema. Non è semplice perché si sposta. Non è semplice perché si sposta, sta maledetta. E i colpi non sono molto veloci a raggiungerla. Ok.
Abbiamo avuto culo perché nel momento in cui ho sparato lui si è spostata, ma mirare e sparare non è semplice, ci bisogna puntare laddove si pensa che andrà lei, perché mirarla è inutile, pertanto quella si sposta. Questa era la battaglia contro Alexia, che potevo farvi nella scorsa parte, ma che ho un po' in maniera cattiva deciso di lasciarvi a parte. Tra l'altro qua ci saranno numerosi video da guardare e ci ricordiamo tutti. Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now, the only thing left is revenge. Let her go, Wesker! You don't want her. Fine. Claire! Today's a good day. I came for Alexia. But killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? Steve. In his body, there's still a living T. Alexia virus. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did. And be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken him. You get out of here, Claire. But what about? As a surviving member of Starks, I have to finish this. Okay. Remember your promise. I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who you've killed. I don't know where you get your confidence, Chris. The self-destruct system has been activated. All personnel, evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel, evacuate immediately. Sure, I'm not human anymore. But just look at the power I've gained. Magnificent.
don't you think? Try. Wesker. Today's your lucky day. Next time we meet, don't count on another. Next time. Until we meet again. Keep my promises. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah! It's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now! Let's finish this once and for all! Resident Evil Code Veronica X, peraltro, ok. Filmatone che non finiva più. Bellissima la battaglia contro Wesker. Wesker veramente fatto benissimo in questo gioco. Forse il miglior Wesker di tutta la saga. Appunto sulla computer grafica di Chris, che sembra un residuato di un gruppo degli inizi anni 2000, infatti sembra uno degli F-65, e per il resto gioco bello bello bello. Ho voluto lasciare questa parte, diciamo, a sé stante perché ci tenevo a fare tutti i ringraziamenti del caso in maniera importante, nel senso che questo è stato sicuramente il gameplay del mio, l'effettivo gameplay del mio ritorno. Avevo già fatto Kirby Topia d'attacco prima di questo, ma con questo, diciamo, ho riconsolidato il mio ritorno qua su YouTube. Molti di voi mi hanno riaccolto a braccia aperte, avete seguito questo gameplay in tantissimi, e soprattutto una cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che la premiere del video, quindi la mandata in streaming per la prima volta del video la sera, il martedì e venerdì alle 21, è diventato un appuntamento fisso per molti di voi, quasi come se fosse un film, anche perché i video ultimamente durano un'ora, un'ora e un quarto. Quindi mi piace che molti di voi hanno questo appuntamento fisso
tutti i martedì e venerdì venite su, chiacchieriamo in chat, il video è in sottofondo, quindi lo guardiamo, non lo guardiamo, insomma, quello è relativo, il senso proprio di community che si è creato attorno a questo evento, diciamo, di mandate in streaming dei video, mi piace veramente molto, perché intrattiene voi per primi, ma dà molta soddisfazione a me e mi fa sentire molto appagato di ciò che faccio. Quindi grazie veramente di cuore per aver seguito questo gameplay, per averlo commentato, per esservi iscritti al canale. Molti di voi si sono iscritti grazie a questo gameplay. Io come sempre vi invito per l'ultima volta in questo gameplay a lasciare un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i link utili per fare tutte queste azioni, per supportare il canale qualora vi faccia piacere, e per unirvi al gruppo di WhatsApp che ho creato da non troppo tempo, un paio di settimane, è un gruppo in cui si chiacchiera, insomma si discute, e su cui riesco a tenere un filo diretto con voi che mi seguite, perché la pagina Facebook con le notifiche di Facebook sono sempre un po' ballerine, non mi permette questa cosa in maniera diretta. Invece col gruppo WhatsApp siamo sempre collegati con doppio filo, doppio nodo. Che dire, questo tempo finisce qui. Vediamo che cosa c'è ancora dopo questi titoli di coda, che come sempre sono eterni, che chissà se potremo saltare. A quanto pare no, quindi li facciamo finire, dopodiché facciamo l'ultimo saluto e vi lascio l'anticipazione della prossima serie che andremo a iniziare nei prossimi giorni. Ora non so quando verrà caricato questo video, se sarà un martedì o un venerdì, comunque il prossimo video sarà la prima parte di questa nuova serie che vi anticipo già, ma lo vedrete tra poco, è il, diciamo, il remake, tra virgolette, di una serie che ho già fatto sul mio vecchio canale, L1085, che è piaciuta a moltissimi di voi e che ci tengo a riportarvi in qualità superiore, e anche perché è un titolo che tanto tempo che non gioco e mi farebbe molto piacere giocarlo. Voglio fare questo titolo e tutta la trilogia classica legata a questo titolo. Lo vedrete tra poco. Facciamo finire i titoli di coda e poi, insomma, vi faccio vedere questa piccola anticipazione. Presented by Capcom. Tra l'altro, come vi dicevo, questo titolo io non l'avevo giocato, cioè l'avevo iniziato ma mai finito, ed è stata una piacevolissima sorpresa per me questo titolo, perché nonostante l'abbia giocato molti anni dopo l'uscita, si è rivelato essere, per quanto mi riguarda, uno dei più bei titoli della saga di Resident Evil. Molto longevo, molto difficile, enigmi molto ben studiati, una storia veramente al cardiopalma, molto molto bello, e tra l'altro è invecchiato decisamente bene. Qua dovrebbe farci, penso, il recap delle statistiche, probabilmente. Tra l'altro, sì, abbiamo salvato 5 volte. Punteggio D, vabbè, non andavamo per il punteggio. Totale tempo 9 ore e 58 minuti. Sì, chiaramente avremmo potuto finire in meno tempo, però io dovendo salvare tanti minuti, anzi, facciamo anche intere mezz'ore, sono passate nel frattempo in cui, insomma, chiacchieravo tipo adesso, quindi molto tempo è stato perso così. Numero di salvataggi 5, non abbiamo salvato molto. Numero di tentativi 0, perché abbiamo sempre ricaricato i save state. Battaglia. Vediamo anche se sblocca qualcosa. In realtà io non so nulla di questo. Battaglia. Sarebbe curiosità, mentre ci siamo. Ah, battaglia. No, non so cosa sia. Gli diamo un'occhiata, giusto per vedere, perché l'ho finito adesso il gioco, quindi non so che cosa si sblocca. Ah, devo riaprire, di rimettere il disco 1. Ok, battaglia. Vediamo che cos'è. Che possa essere una modalità mercenari, tipo, una roba del genere, non lo so. E penso proprio di sì. Possiamo scegliere il personaggio. Claire, Chris, Steve. Tanto qua vediamo tutti i caratteri dei personaggi. Ah, le armi con cui partiamo, cioè che abbiamo in possesso giocando. Ok, prendiamo Chris, fammi vedere cos'è questa cosa, sicuramente sarà una modalità terza persona o prima persona? Prima persona, dilunghiamo un secondo, tanto questa parte è diventata molto molto corta. Ah, aspetta, la Magnum infinita? Really? Ok, una modalità, ah, ok, prima persona. Ma la Magnum infinita, seria? Non so capire cos'è questa modalità. È una modalità a tempo, ma non è mercenari, è un'altra cosa. Giochiamoci un attimo, vediamo che cos'è, mi incuriosisce. Tra l'altro, perché dovremmo avere la Magnum infinita? Tutto ciò non mi sconfinfera. Non puntare lì.
3 in a row. Ma very good. Ah, lì c'è un'erba verde, ma non ci serve. Devi sconfiggere il mostro. Madonna santa. Ok, non era morto. Va bene. A capirlo che non era morto e soprattutto a capirlo che bisognava sparare verso il basso così. Non è che proprio la cosa... Non è che riesce benissimo. Oh. No. Ma tanto scusa, che divertimento c'è con la Magnum che one-shotta tutti quanti? Perdonami, eh. Va bene. Di qua possiamo entrare? Non si apre. Ok, proprio... Oh! Attenzione. Dovremmo uscire di qua, probabilmente. Va bene. Proviamo. Vediamo che cos'è. Non sapevo ci fosse questa modalità, in realtà. Beh, è comunque un bene che mettano un pochino di... Cioè, che ci sia un contenuto extra alla fine, perché altrimenti sarebbe tristissimo non ci fosse nulla. Tanto fa un puntamento automatico fortissimo. Ok. Con la Manium è veramente devastante. Boom. Devo sconfiggere il mostro. Quindi ce n'è ancora uno. È live. Ce n'è uno vivo. Sei vivo tu? No, tu sei morto. Sei decisamente morto. Non si apre. No, voi siete tutti morti. Questa volta sono sicuro. Macchia di sangue. Macchia di sangue. Dov'era? Aspetta, di qua. Macchia di sangue. Sì. Decisamente morto. Anche lui. Anche lui. Anche lui. Sono tutti morti. Amico, sono tutti morti. Sono tutti morti. Voglio andare. Ah, ok. Non si sa bene. Erano già morti prima. Non mi ha fatto uscire. Vabbè. Chissà tra l'altro quanto dura questa cosa qua. Uccia! Ok. Sì, proprio alla cazzona proprio, eh. Ma sì, c'è proprio un hitbox idiotissima, ma vabbè. Oh. Non ha mirato lì. Avrebbe preso tutt'altro punto, ma va bene uguale. Ok, su di qua. Ci porterà dove? Questa cosa, a sconfiggere un boss magari. Tra l'altro c'era anche la terza persona di questa modalità battaglia. Oh. Oh. Sì, ma ne ha colpiti due. Cioè ne ha seccati due. Ah, si sente anche tra l'altro il rallentamento, eh? Muovendoci. Prendiamo questa, ci curiamo. Non era prevista questa parte, però boh, voglio vedere che cos'è e soprattutto quanto dura. Dovremmo tornare su di qua. No. Noi siamo usciti da qui, giusto? Ascensore? Ascensore proprio no. Ma noi siamo arrivati da qua. Non si apre. Allora di qua. Yes. Ben. Tanto ci farà vedere la mappa. Curiosità. Oh! Dimmi che non mi ha avvelenato. Non ce la fa vedere la mappa. No, non ce la fa vedere. Che punta di là, eh. Vuol dire che ci sarà qualcun altro. Cucù. Cucù. No. No, come ha fatto a prenderlo? Ho sparato da tutt'altra parte. Non era lì. Non era lì. Va bene. Non si apre. Quindi il percorso è molto ben prestabilito, eh. Oh, questi? Ma sì, nel dubbio. Che ce ne frega? Facciamoli saltare, no? Quindi questa non si apre, abbiamo detto. Va bene. Allora dovremmo andare su di qua. Cioè, credo che avere la Magnum infinita non è proprio il massimo della sfida. Boom! E se me la faccio esplodere qua muoio però. O no? No, non è vero. Bugia, bugia. Boom! Ok. Dritti di qua. Penso ci sia un percorso prestabilito. Cioè non ci sono altre porte aperte oltre a quelle che dobbiamo attraversare. Quindi penso sia un percorso abbastanza semplice. Oh, alle spalle, infame. Alle spalle, really? Sento ancora qualcuno rumoreggiare laggiù. Anche qua. Sì, ciao. Ma muori.
Bene. Devo sconfiggere il mostro. C'è ancora uno vivo. Sì, lui. Lui, il biondo. Il biondo, è sempre il biondo che è vivo. Voilà. Fine. Allora ho fatto bene in realtà a interrompere la scorsa parte. Così almeno ho potuto dare spazio anche a questa modalità battaglia che altrimenti avrei ignorato perché non avrei avuto tempo. Ma c'è una festa qua. Buongiorno. Buon salve. C'era una festa qua, non sapevo. Mi sono imbucato, perdonatemi, non volevo disturbarvi. Sembra un po' la festa del Viewster questo però, eh. Tutti maschi. Me la contate giusta. Attenzione. Ti nascondevi dove c'era il dottore. Minchia panzone questo, là. Ok. Ma tanto dove stiamo andando? Se andiamo di qua andiamo dove c'era la camera quella incendiaria. Dove facevano gli esperimenti, le torture, giusto? Mi sembra di sì. Non mi sembra ci fosse questa stanza qui. Perdonami, eh. Non mi sembra ci fosse questa stanza qua dietro. Mi sembra che abbiano... Magari mi ricordo male io, eh. Ma lì mi sembrava che si andasse da tutt'altra parte. Vabbè. Anche qua. No, no, è chiaramente rimescolata la mappa. Non era così. È stata chiaramente rimescolata la mappa. Ok. Cosa fa? Cosa stai facendo? Ah, ma troviamo anche oggetti di questo tipo. Cos'è? Un file. Diario di D.E.J. Ah, ma qua si approfondisce. Durante una tempesta una ragazza con un abito rosso è stata portata sull'isola di Rockford. Ah, ma qua si scoprono cose. Il luogo dove abito. Cosa avrà mai fatto? È ormai da molto tempo che vivo qui e pochissimi tra i deportati sull'isola riescono a sopravvivere. Al fragore delle armi da fuoco fecero seguito alcuni soldati. Andai alla prigione ma invano. Della ragazza in rosso nessuna traccia. Corsi al centro di addestramento militare. L'uomo di Rockford la stava aggredendo senza pietà. Che sciocco fui. Ok. Mi avvicinai troppo al punto di essere quasi colpito dalle serrande. Fu solo grazie alla mia agilità che riuscii a sfuggire al pericolo e uscirne vivo. Chiunque altro al mio posto avrebbe avuto una sorte diversa. Di nuovo riuscii a trovare la ragazza in rosso. Era lì, di fronte alla residenza. Dietro di lei apparve un uomo dai capelli biondi. Ok, ha visto tutto lui praticamente. Non è mai intervenuto. Grazie. Grazie dell'aiuto. Chiamandola, lui le si avvicinò amichevolmente e cominciò a parlarle. Poi accadde d'improvviso. L'uomo dai capelli biondi cominciò a colpire la ragazza in rosso. Devo salvarla, pensai tra me e me. Ma poi l'uomo finì con l'allontanarsi. Chi era mai quell'individuo? E cosa voleva dalla ragazza in rosso? L'allarme del sistema di autodistruzione annunciò la fine dell'isola. Corsi al deposito di mezzi di trasporto. Il veicolo su cui mi trovavo partì mentre le fiamme avvolgevano tutto. Con uno sforzo poderoso la ragazza scagliò il mostro in cielo. Doveva essere una valchiria, una divinità distruttrice. Mi rifiutavo di crederci. Il veicolo atterrò in una base dell'Antartide, in mezzo atterrato prima di noi, riversò tonnellate di virus T mentre qualsiasi creatura vivente si era già trasformata in zombie. Se fossi rimasto lì sarei sicuramente morto. Dovevo assolutamente trovare una via d'uscita in fretta. Mi separai dalla ragazza vestita di rosso. Cominciai a setacciare la base nel tentativo di trovare qualcosa che potesse essermi utile. Mentre riposavo al buio udii dei passi. Qualsiasi cosa fosse era ormai vicinissima. La porta si chiuse lasciandomi in trappola. Riuscii a scardinarla e a uscire di lì. Ma non avevo paura. Mi voltai e lei era lì. La ragazza in rosso se ne stava in piedi a guardare. Dove mi trovavo? Ero bloccato in una stanza con un ascensore e un vecchio cannone. Cosa fare? Ero in trappola, in preda alla disperazione. Poi apparve l'uomo dai capelli biondi. La ragazza era stretta nella sua morsa. Un uomo vestito di nero cominciò a rincorrere. L'uomo dai capelli biondi scomparve con la ragazza all'interno di una cella. Il tipo vestito di nero li inseguì e altrettanto feci io. Qua ci raccontano tutta la storia praticamente. Fu una lotta durissima, senza esclusione di colpi. Forse anche quell'uomo era un mostro? La lotta avrebbe potuto durare all'infinito, fin quando un'esplosione non interruppe le ostilità. Fu la mia ultima occasione per fuggire da lì. Strisciai sotto il portello del sottomarino appena prima che si chiudesse. Finalmente me ne andavo da un mondo di morte e tornavo a una realtà dominata da brama e potere. D.E.J. Chi cazzo sei? Punto di domanda.
chi diavolo sei di EJ? Boh, non lo so. Praticamente ha fatto un recap della storia. Lui ha visto tutto. Non so chi sia. Scrivetemi nei commenti se sapete qualcosa al riguardo. Intanto io mi informerò nel frattempo, poi finito quell'episodio. Strana questa cosa. D'accordo. E sì, hanno chiaramente rimescolato la mappa comunque, perché non erano... Non era così strutturata. Ok, non ce n'è altri. Non ce n'è altri il cazzo. Guarda che mi ha colpito e mi ha avvelenato. Ta-da! Però io... C'ho queste qua che mi curano anche il veleno. Tac. Tac. Volevo vedere fin dove mi porta. Mi porterà a fuggire dall'isola probabilmente. Non lo so. Non ne ho veramente idea. E qua c'è... È chiaramente rimescolata. Qua non c'entra nulla questa zona. Ma sì. Ma sì, ho colpito dei nemici dietro un muro. Ma sì, che va bene. Pam 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 pam. Qua ci dovranno essere i saluti. Io in realtà... Ok. Sarebbe bello poter prendere la jeep e scappare. Peccato che siamo su un'isola. Quindi non servirebbe a molto. Badaboom! Salve! Ok, posso uscire di qua? Sto tornando verso la prigione praticamente. Con una cozzaglia di stanze mischiate che non c'entrano niente una con l'altra. Qua sarei dovuto uscire nel cortile e guardate dove sono. Nei sotterranei sono. Ma what the fuck? Ma no, non si apre, va bene. Ma è stranissima sta cosa comunque. Vabbè. Adesso potrei tranquillamente trovarmi all'interno della prigione adesso, no? Per dire. O all'interno del verme addirittura. Sì. No, ciccato. Qua sottomarino. E chissà dove spuntiamo. Non si apre, dall'altra parte. Ah, vuoi vedere che ci porta all'elicottero? Sì, all'elicottero, buonanotte, all'aereo. Per fuggire. Può essere, può essere. E c'è anche in terza persona. Sarebbe carino tra l'altro capire se con personaggi diversi i percorsi sono anche diversi. Oh, così, così. Una Alexia così, a casaccio. Va bene. Abbiamo la Magnum infinita. Riusciremo a sconfiggerti, pezza di merda. Chissà. Boh, ci proviamo. Tra l'altro, come sono messo a salute? Più o meno. Ma scusa, ma io ti sto colpendo anche tanto, Non è che vorrei dire, ma... Cominciare a tirare le cuoia? Oh, grazie. Non me l'aspettavo questo colpo. Mi sa che non ce la faccio neanche a sconfiggere. Oh sì, sì, ce la faccio a sconfiggere. Ma quanti colpi di magnum ti ho dovuto ficcare? Disgraziata. Tra l'altro, mi sblocca di nuovo... No, non mi ha sbloccato di nuovo l'arma, quindi niente. Ulla! Non è facile mirarti però, Morto! Onesto! Onesto! Diciamo che la mira in prima persona non è sia la cosa più facile del mondo, Strutturata così. Però vabbè, era una cosa in più questa. Ci siamo persi in realtà 20 minuti a giocare questa modalità. Ma era giusto per vedere com'era. Quindi sì, immagino che si sbloccheranno anche altri personaggi una volta finita questa specie di campagna. Va bene, va bene. Comunque, questa parte è giusto per fare il video un pochino più lungo, perché era veramente cortissimo. Per l'ultima volta, grazie mille per tutti quelli che hanno seguito il gameplay. Grazie a voi che lo state guardando in Premiere. Vi ringrazio tantissimo. Grazie per il supporto, per le donazioni, per il subscribe. Grazie mille veramente a tutti. Noi ci salutiamo e ci vediamo nei prossimi giorni con la prima parte del nuovo gameplay, che sarà incentrato su... Lo vediamo subito. Alla prossima ragazzi. Ciao ciao.
to the depths of Hades!